Grazie Francesca Moraci. Ora la parola al sottosegretario di Stato, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri. Salve a tutti, buongiorno. Un saluto cordiale e particolare anche dal Ministro Giovannini a tutte le autorità presenti, sia quelle civili che religiose che militari, e a tutti voi ovviamente. Oggi è una giornata molto importante, una giornata di grande felicità, perché completiamo un'altra componente essenziale di quella che è la mobilità sostenibile e il trasporto della nostra regione. Finalmente anche l'aeroporto internazionale di Catania si affianca a quello di Palermo per la possibilità da parte non solo dei cittadini ma anche dei tanti turisti che speriamo presto possano tornare ad affollare la nostra bellissima regione, di poter usufruire appunto dell'intermodalità fra il treno e l'aeroporto. Vi dico di più, su questo il Ministero delle Infrastrutture, che nel frattempo ha cambiato nome ma ha voluto cambiare anche sostanza negli interventi, oggi sapete che si chiama Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, proprio perché abbiamo voluto cominciare a dare un'impronta molto più importante rispetto alla sostenibilità, rispetto alla cura dell'ambiente. Tutto questo coniugato alla esigenza di fare sempre infrastrutture intelligenti che possano servire la Sicilia del terzo millennio, che possano servire l'Italia e il nostro paese, introducendolo nel terzo millennio. E allora, accanto a questa di oggi, che chiaramente non posso che ringraziare gli uomini e le donne di RFI, gli uomini e le donne di Trenitalia, gli uomini e le donne di Ferrovie dello Stato che hanno lavorato davvero con grande passione, e grazie anche a tutte le altre componenti istituzionali, dal Comune di Catania alla SAC, alla Regione Siciliana, con la quale credo che abbiamo messo in campo la migliore qualità della politica, quella collaborazione istituzionale che spoglia gli uomini della propria casacca di partito e invece gli fa vestire la maglia della regione che devono migliorare e portare avanti. E questa credo che sia davvero una situazione degna di nota, ma con tanti degli attori qui alle mie spalle ormai devo dire che in questo anno e mezzo abbiamo più volte collaborato in questo modo in maniera fattiva per la nostra regione. Vanno ringraziati per questa infrastruttura anche i parlamentari, spesso non vengono citati, a me piace però ricordarli in questa circostanza, alcuni di loro sono presenti e vanno ringraziati perché se questa infrastruttura è entrata all'interno del contratto di programma è grazie ad un lavoro parlamentare che si svolge prima nelle commissioni e poi nelle aule parlamentari attraverso il voto, che riesce a mettere a segno, perché un parlamentare di un territorio non dimentica mai il territorio e quando lo fa riesce a portare a casa risultati importanti come questo. Quindi un applauso credo che lo debbano ricevere perché lo meritano davvero. Questo, vi dicevo, è un primo passaggio. Oggi non dobbiamo accontentarci, questa infrastruttura importante, bella, moderna, innovativa e che ha visto tanti attori collaborare insieme deve replicarsi da altre parti. Ci sono altri due aeroporti siciliani che hanno bisogno di una intermodalità con il ferro, che sono quelli di Comiso e quelli di Trapani Birgi. E arriveremo lì anche attraverso il recovery plan. Sono due interventi che col Ministero abbiamo voluto inserire e che attraverso il professor Catalano, il coordinatore della struttura tecnica di missione, attraverso la collaborazione di RFI, fatemi fare un personale ringraziamento all'ingegnere Leo Cata che ha lavorato proprio per il nodo di Comiso, dandoci davvero una mano non da poco, e riusciamo davvero a mettere in piedi questo passaggio. E anche lì sono interventi importanti, sono interventi che rientrano all'interno di misure che devono sempre di più implementare non solo la capacità di attrarre turismo ma soprattutto la capacità di vivere meglio, di migliorare la qualità della vita, perché migliorare la qualità dell'ambiente attraverso l'utilizzo del ferro e quindi delle rotaie e del treno e non dell'automobile migliora la qualità dell'aria, sì, ma migliora certamente anche la qualità della vita e la qualità della percorribilità, ecco, delle nostre zone e quindi anche i tempi che riusciamo a risparmiare. E allora su questo
proprio sul ferro dobbiamo cominciare a mettere appunto una discussione, come dire, mettere puntini sulle i, qualcuno direbbe, perché c'è una narrazione che vuole che la Sicilia o comunque il meridione in generale in questo momento siano dimenticati dal governo, c'è poco nel recovery plan. Signori, questa cosa non corrisponde alla verità, io mi sento di smentirla. Nel contratto di programma di RFI, ad esempio, per la Sicilia ci sono 12 miliardi, ci sono 12 miliardi quasi interamente finanziati. Il prossimo elenco di infrastrutture da commissariare prevede, in quell'elenco di 58 opere nazionali, le due più importanti sono due opere siciliane. L'alta velocità di rete Palermo-Catania-Messina, ad esempio, col consultor Palazzo, che si occuperà anche del commissariamento della Palermo-Trapani, quindi del suo rifacimento, della sua messa in opera, della sua elettrificazione, e sono interventi che sono molto importanti. La Messina-Catania-Palermo, l'alta velocità di rete che porterà anche da noi finalmente la modernità, la normalità se vogliamo, che già in altre regioni esiste, ha un valore di 8,9 miliardi di euro ed è un intervento che porterà non solo tanti posti di lavoro e tante opportunità economiche nel momento in cui l'andremo a realizzare, ma porterà anche tante opportunità e tanti posti di lavoro dopo che sarà realizzata, e questa è una cosa molto importante e non dobbiamo fermarci di fronte a questo, a questa narrazione che vuole il Sud sempre perdente. C'è tanto Sud sui tavoli del Ministero, come vi dicevo, c'è tanto Sud e c'è tanta Sicilia. Parlando qui di aeroporti, ad esempio, a me piace ricordare anche le cose che abbiamo fatto. Il ministro Giovannini ogni tanto mi dice: raccontiamo quello che abbiamo fatto, non quello che faremo. E allora quello che abbiamo fatto va raccontato e ce n'è tanto. La continuità territoriale negli aeroporti, ad esempio, di Comiso e di Trapani, attraverso la collaborazione con la regione siciliana, 50 milioni di euro, un investimento per i prossimi 3 anni, che ha visto dal 1° di novembre partire finalmente aerei per i residenti siciliani a prezzi calmierati. Oggi si vola da Comiso a Roma, ad esempio, a 54 euro. E questo è un dato importante, un dato che finalmente dà anche la sensazione di come la Sicilia sia attenzionata, perché vive una difficoltà e il governo non se ne dimentica, anzi con la collaborazione riesce ad avere qualcosa in più. Ma a questo si unisce anche la possibilità, perché abbiamo voluto superare i problemi che incontravamo in Europa attraverso la possibilità di coinvolgere in questo iter scontistico per i residenti anche gli aeroporti di Catania e di Palermo, attraverso appunto il programma che oggi si chiama Sicilia Vola e che presenteremo, diciamo, a breve, poco prima di Pasqua, e che darà la possibilità ai cittadini che compongono 4 categorie sociali, studenti fuori sede, lavoratori fuori sede, persone con disabilità, quindi in possesso di un certificato di 104, e soprattutto le tante persone che si vanno a curare fuori dalla nostra regione perché ne hanno di bisogno, avranno uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto. E questo se sta facendo carico lo Stato con 50 milioni di euro per il 2021, avviando una fase di sperimentazione che poi porterà ad avere dei risultati, io sono convinto, anche molto importanti per altre parti del paese. Però signori, questo del 2021 dovrà essere un anno importante. Il 2021 deve diventare l'anno in cui dobbiamo posare la prima pietra alla Ragusa Catania, ad esempio, quando si comincia a parlare di sviluppo dei nostri territori e anche di infrastrutture stradali. Dovrà essere l'anno in cui dovremo cominciare a chiudere qualche cantiere vergogna, fatemelo definire in questo modo, aperto da più di 10 anni, di cui non sentiamo più il bisogno di vedere ancora persone in giro e soprattutto lamentele che provengono dai sindaci, e giustamente. Ma questo determina una grande voglia di lavoro e una grande passione, ed è per questo che sono molto belle le sue parole, dottoressa Moraggio, perché quando lei interviene dicendo che prova emozione, la proviamo noi tutti i giorni, perché riuscire a portare una buona notizia come quella di oggi in una terra come la nostra non solo non è normale e non è scontato, ma soprattutto ha dietro un lavoro, una difficoltà e un impegno che sono enormi. E questo, quando finalmente si ha una squadra così sulla quale davvero ci si può appoggiare quando si rischia di scivolare, diventa davvero qualcosa di importante e qualcosa di molto potente. Quindi io sono convinto che ci aspetta un grande futuro, ma sarà grande solo se ci arriveremo tutti insieme. Grazie. Grazie, sottosegretario. Ora mentre ci sarà...